benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi iniziamo Under Death Rain, un videogioco horror che a primo impatto mi ha ricordato tantissimo The Last Door, tant'è che quando ho visto le immagini su Steam pensavo che avessero rilasciato un nuovo capitolo di The Last Door, invece non c'entra assolutamente nulla. È sempre un videogioco horror pixelloso, suddiviso in episodi, infatti questo è il primo episodio, ma è stato sviluppato da due ragazzi italiani che, se non ricordo male, sono due ragazzi di Roma. Comunque, direi che possiamo iniziare con Under Death Rain. Finalmente a casa. Sono davvero esausto dopo questa giornata. Continuo ancora a farmi coinvolgere troppo dai miei casi. Non vedo l'ora di godermi un po' di meritato riposo. Adoro il suono della pioggia. Suor Agnes mi disse che fui trovato in un giorno come questo. Quindi un orfanello? C'è qualcosa che sta vibrando, probabilmente il telefono. Sì? Chi è? Ehi, cosa sta succedendo? Ehi! Ma cominciamo già così? Ok. Cosa diavolo è stato? Mi sono sentito come... vabbè, ma lasciami leggere. Ma che sto dicendo? Forse è meglio che inizi a dormire di più la notte. Ah, stanno bussando alla porta. Chi potrebbe essere ora? Ok, iniziamo a dare un'occhiata. La mia scrivania. Quante ore passate a studiare i casi che mi vengono assegnati? Dovresti smetterla di fare gli straordinari per conto mio. Tutti i vecchi fascicoli di casi su cui ho lavorato, e purtroppo in larga parte sono su violenze e abusi su minori. Dovrei proprio cambiare lavoro. Il dialogo va avanti da solo, non posso leggere con calma, quindi mi sa che qualche volta potrei perdermi qualche frase per strada. Tutti i vecchi fascicoli di casi su cui ho lavorato, e purtroppo in larga parte... Ah, ok, sono sempre su violenze e abusi su minori, ok. Dovrei proprio cambiare lavoro. Quindi è forse una specie di investigatore? Fuori piove tantissimo. Mi domando quando smetterà. Diamo un'occhiata. No, la libreria non si può. Forse qualcosa qui. Ok, sempre fascicoli. Non devo andare da nessuna parte. Ah, ma non ho capito che cos'è. Allora, di qua c'è un telefono. Il telefono di casa. Ora che ci sono i cellulari mi domando a cosa serve averne uno. Effettivamente. Comunque non credo ci sia altro. Questo cos'è? È il nostro inventario. Però non so cosa sia questo. Ah, poi quando ho avviato il gioco mi ha dato, diciamo, alcuni suggerimenti, tipo ci sono salvataggi automatici, attenzione alle scene di violenza, eccetera. E poi mi ha anche detto che se premo barra spaziatrice, ok, mi indica praticamente le cose con cui posso effettivamente interagire. Utile, ma forse semplifica un po' troppo le cose. Comunque abbiamo visto tutto nella stanza. Perché queste cose qui le abbiamo viste tutte, la finestra anche. Possiamo andare di qua. Magari cercherò di utilizzare questo indizio solo se ci troviamo effettivamente bloccati, perché altrimenti mi semplifica tutto. Cosa? Un fascicolo? Chissà chi l'avrà lasciato. Vediamo di cosa si tratta. Aspettate che do un'occhiata se per caso c'è qualcosa qui. No. No, di qua non va.
E di qua neanche. Come faccio a esaminare gli oggetti? Tanto torniamo dentro casa perché non mi fido. Sarà da parte dell'ufficio. Leggendo il fascicolo. Per l'ennesima volta mi sentii nauseato. I documenti si riferivano ad Adrian Lazarus. Un bambino da poco affidato alla famiglia Lazarus. Cresciuto in orfanotrofio. E ritrovatosi poi a passare da una famiglia affidataria all'altra per via di continui abusi e maltrattamenti. Credo a questo punto che lui sia una specie di assistente sociale. Erano i casi che mi impedivano di dormire la notte. Volevo e dovevo aiutare quel povero bambino. Anche se non era solo questo. Sentivo qualcosa di diverso. La mia mente veniva attratta da quel posto. Una casa fuori città, immersa nei boschi. Era come se tutto il mio corpo mi spingesse a ricordare. E faceva dannatamente male. Dovevo andare per Adrian. Ma volevo andare per me. Devo andare da quel bambino. Non riuscirei a chiudere occhio dopo aver letto quel fascicolo. Forse potrei partire ora. Sono ancora le 6:30. Se mi muovo adesso non dovrei arrivare troppo tardi. Immagino allora che queste siano le chiavi di casa. O le chiavi della macchina. Allora, questo è il fascicolo sul bambino. Ma come si fa a esaminare? Perché non me l'ha detto. Ah, con il destro, ok. Le foto del piccolo Adrian Lazarus. Risale al giorno dell'adozione. Con il pulsante destro del mouse posso esaminare le chiavi della mia macchina, infatti. E questo quindi cos'era? Ah, il cellulare! Vabbè, con tanta fantasia. Non l'avevo riconosciuto. Almeno non mi sembrava un cellulare a me. Siamo già in macchina. Quella notte uscii di casa velocemente. Sarei un bugiardo se dicessi che ciò che mi spinse fosse l'incolumità del bambino. In realtà, lo stavo facendo unicamente per me stesso. Ero stato abbandonato quando avevo solo pochi mesi di vita. Non era possibile per me conoscere quella casa. Dovevo assolutamente sapere. Ripensandoci ora, che stupido sono stato. Ah, quindi lui praticamente si è recato in questa casa perché ha avuto quel fascicolo dall'ufficio riguardante al bambino maltrattato. Però per qualche strano motivo si sente attratto da questa casa. E quindi vuole a tutti i costi andare a vedere. Com'è possibile che sapessero già del mio arrivo? Poco male. Entriamo. Salve. Vi prego, signore, entrate pure. Ma se me lo dice così, me ne andrei anche. Mi chiamo André Lacroix, sono un assistente sociale. Sono qui per incontrare il piccolo Adrian Lazarus. Mi risponde? Certo, signore. La stavamo aspettando. Questo è il maggiordomo. Prego, mi segua, la signora Lazarus la riceverà immediatamente. Va bene. Entri pure. Bene, signor Lacroix. Come le ho detto in precedenza, può gentilmente attendere in questa stanza. Grazie. Verrà ricevuto immediatamente.
Speriamo non debba aspettare troppo. Forse sono stato un po' avventato a precipitarmi qui. Il temporale sembra peggiorare ogni minuto che passa. Beh, ormai sono qui. Che strano dipinto! Raffigura dei corpi smembrati e accatastati uno sopra l'altro. Sul lato c'è il nome dell'artista, R.U. Pickman. Tutta l'immagine è orribilmente realistica. Esporre artisti così macabri in una casa con un bambino può provocargli come minimo gli incubi. Spero solo che il resto della casa sia più accogliente. Eppure tutto questo mi fa venire in mente... Ma cosa... Wow! Che succede? Cosa? Qualcuno ha urlato nella stanza accanto! Sarà meglio andare a controllare. Ma no, non andare a controllare! Ma devo prima trovare un modo per fare un po' di luce. Con il cellulare. Giusto? Spero. Eccolo lì. Non è il massimo, ma almeno ora posso muovermi. Vediamo di capire cosa è successo. Effettivamente... Posso capire che si sia spenta l'elettricità con il temporale, ma perché si è spento anche il caminetto? Strano. Il camino, infatti, si è spento insieme alle luci di casa. E se io clicco con il destro, no, non faccio nulla. Non posso esaminarlo ora. Ah, forse perché non c'è luce? Non posso... Ah, no, no, non posso esaminare nulla. Quindi devo andare in una delle stanze accanto. Credo questa... Perché da qua da dove veniamo? Oh, cos'è? La libreria? E credo che lì ci sia una persona. Senza... Ah, senza luce non posso esaminare nulla. Ma... Ah, sì, posso parlare. Ma cosa... Signora? È la signora Lazarus? Io sono... L'ho sentita urlare. Lei è la signora Lazarus? Ok, forse è il caso di lasciarla stare. No, chiediamo. Mi scusi, lei è la signora Lazarus? Luce! Luce! Il buio! Non va bene. L'ho sentita urlare. No, eh? Sono qui per il piccolo Adrien e... No! Non mi ingannerai! Ok. Vuoi accendere la luce? Sembra che sia saltata la corrente. Lo sai perfettamente. Basta, buio, basta! No! Fermatevi. Come posso riaccendere la luce? La luce... Ho bisogno della luce. Ti prego, scendi là sotto. Come là sotto? Nella botola? Accendila. Bisogna fare attenzione al buio. Attenzione al buio. Che... Cos'è stato? Ho sentito un campanello. Ok, lasciamola stare. Quindi io non posso esaminare nulla e fare nulla. Ma... no, infatti. E mi ha detto devo scendere là sotto nella botola. Quindi cerchiamo la botola. Forse qua non c'è nulla. No, infatti non posso fare niente di niente. Qua non ci sono botole, mi sembra di no. Allora, questa è l'entrata. Ma posso anche uscire? Ah, si può anche uscire! No, prima torniamo dentro. Vabbè, non posso fare assolutamente niente. E allora andiamo di qua. No, aspetta, da qua è da dove veniamo, giusto? No, 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 come non detto.
Forse è anche inutile entrare nelle varie stanze se non posso esaminare nulla. No, infatti. Dove può essere una botola? Forse... sapete che forse può essere fuori? Tipo quelle specie di botole che danno sulle cantine e che si trovano all'esterno della casa. Diamo una controllata veloce alle varie stanze e poi usciamo. E invece è in cucina. Una botola! Credo porti nel seminterrato. Ah, è chiusa saldamente. Mi servirebbe qualcosa per aprirla. E... no, eh? No, non funziona, infatti. Però io non posso esaminare nulla, è quello il problema. Sembrano nuove, non hanno alcun segno di usura? Oh! Sembra una cucina piuttosto moderna rispetto alla casa. Un vecchio modello di frigorifero che non posso aprire. Andiamo di qua. Ah, ora la porta è aperta? Ah, questa dà sul retro della casa, credo. Niente di interessante, solo residui di cibo. Questo cos'è? Una di quelle aste per aprire le botole degli scantinati. Molte case vecchie non usano ancora queste cose. Proviamo? E mi sa però che devo selezionarla. Bene, ora la botola è aperta. Dovrò lasciarla qui. Ah, quindi non ci portiamo dietro l'asta. Quello in fondo sembra il quadro elettrico. Ora posso accendere la luce per parlare con la signora e trovare Adrian. Dove l'ha visto il quadro elettrico? A questo punto c'è una strana oscurità, neanche la torcia riesce ad illuminarla. Ah, forse questo? Credo sia l'armadietto del quadro elettrico. Aprilo. È chiuso. Ovviamente. Devo cercare la chiave. Ah, dubito che con le nostre si possa. Sempre chiuso. Dove trovo io la chiave? Un imbuto di metallo. Credo sia meglio prenderlo. Ah, abbiamo preso un imbuto di metallo. Il buio è troppo intenso. Ah, aspetta, no, non ho cliccato bene. No, non funziona. Devo trovare la chiave. Non posso esaminarlo con questo buio. Sembrerebbe la borsa di un medico. Aspetta, cosa? Ora una siringa vuota. Anche se non saprei proprio a cosa possa servirmi. Ok, abbiamo preso una siringa. Proverei a tornare di nuovo fuori, perché non abbiamo finito di esaminare quello che c'era lì all'esterno. Magari troviamo la chiave. L'unica cosa utile sembra essere uno scalpello. Assieme allo scalpello ho trovato anche del fil di ferro. Ah! Forse non ci serve la chiave. Ci sono dei sacchi di farina qui dentro. Ops, la maniglia si è rotta e mi è rimasta in mano. Non posso prendere la farina se prima non riposiziono la maniglia. Rimettila. Era questa? La maniglia rotta. Ah, il perno andrebbe sostituito. Questo invece era lo scalpello. Posso combinare gli oggetti? No, non funziona. Non funziona. No. Ok. No, proverei a fare una cosa. Vediamo se per caso posso utilizzare lo scalpello per aprire il quadro elettrico. Non è la chiave, ma magari lo forziamo. Era questo, sì. Ah, niente, no. Qua ci vuole per forza la sua chiave, allora. No, proverei a continuare ad esaminare la casa dall'interno. Non vedo perché le chiavi del quadro elettrico dovrebbero essere fuori.
Una scatola con alcuni sonniferi. Non mi servirebbe a nulla prenderli ora. È vero che sono stanco, ma non mi metto a dormire in casa di altri. Ah, quindi ricordiamoci che qua ci sono dei fiammiferi e dei sonniferi, però al momento non servono. Forse serviranno più avanti. Non posso esaminarla, ma non posso fare nulla. Allora, qua abbiamo il bagno, qua abbiamo la cucina, qua avevamo forse una specie di salotto? Sì. Questo si apre? No. Ah, non riesco a esaminarlo, torniamo fuori. Andiamo di qua. Di qua torniamo dalla signora. Usciamo. Ah no, aspetta, aspetta. Posso andare via dritta. Oh. Questo cos'è? Spero sia un'armatura. Ah, c'è una porta qui. Ah! Cos'è stato? Cosa? Ok. È una porta chiusa. Sembra che ci sia qualcuno dall'altra parte che batte sulla porta. Va bene. Non ci entriamo al momento lì. Ah, devo prima accendere la luce. Va bene, usciamo. Proviamo ad andare di qua. Questo cos'è? Alcune immagini graffiate su un lato della casa sembrano fatte da un bambino. Mi sembrano stranamente familiari. Potremmo andare anche via dritti. Di qua c'è tipo un sentiero di sassi. Oh! Qua c'è una sorta di parco giochi. L'altalena era uno dei miei giochi preferiti, anche se questa è ormai vecchia e logora. Un vecchio cavalluccio a dondolo. Quante giornate ho passato con i miei compagni in orfanotrofio giocandoci. Un vecchio scivolo mi fa tornare in mente la mia giovinezza. Aspetta, non ho letto. Somiglia a quello che c'era nell'orfanotrofio in cui sono cresciuto. Ah, ok, siamo ritornati qua. Dentro qua non c'era niente? No. Qua avevamo già controllato, qua abbiamo rotto la maniglia. Qua c'è un altro sentiero invece. E dove ci conduce? Perché è partita la musica jazz? Va bene, forse c'è una radio accesa. Comunque sembrava una serra quella. Aspetta, no, 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 no. Perché noi abbiamo anche un filo di ferro e una siringa? Cosa può servirci? Aspetta, torna indietro. No, stavo pensando se provare ad usare il filo di ferro, ma no, dubito. Per aprire il quadro elettrico. Facciamo una cosa, andiamo a vedere l'altro sentiero dove conduceva. E poi eventualmente ci fermiamo qua. Da quella parte c'è la mia auto, ma non voglio ancora andarmene. Qui. Oh! Una sorta di cantiere, aspetta! Due lucchette enormi mi impediscono di entrare. Guardando da vicino, queste cesoie sembrano piuttosto vecchie. Vediamo se posso usarle. No, ho sbagliato. No, non possono rompere le catene. Però ho le cesoie. Forse mi servono per aprire il quadro elettrico. Però qua c'è corrente. Ah, forse c'è un generatore. Delle pedane di legno.
Ah, stanno ri ricostruendo una casetta? Forse questa. Questa gru sembra funzionare. Cosa abbiamo fatto? Mi permette di spostare la gru. Meno male che qui c'è un po' di illuminazione. Aspetta che controllo se qua c'è qualcosa. Sembra essere bloccata dall'interno. Questa costruzione è molto grande. Forse un tempo era la casa della servitù. Ok. Però non ho trovato nulla di interessante. Cioè, a parte le cesoie. Non capisco la funzione di spostare questa. Forse vediamo, se io combino le cesoie con il filo, no. No, no. Ho anche un imbuto volendo. No, questa cosa proprio mi è oscura. Ok, rischierei di farmi cadere le travi in testa. Ah, aspetta, c'è un altro bottone. Ah, ok, quindi c'è un bottone per spostare la gru e un bottone per far cadere le travi. E rischierei solo di farmi cadere le travi in testa. Ah. Ok, buono a sapersi, però non fa nulla. Aspetta, questo? Una piccola corda lasciata a terra. Beh, una corda può sempre tornare utile. Ok, l'ho vista per un pelo. Ah, sapete cosa? Forse ecco a cosa serve la barra spaziatrice, perché forse certe cose sono molto molto difficili da vedere. Tipo la corda, l'ho vista proprio per sbaglio. Torniamo un attimo in cucina. Voglio vedere se posso usare le cesoie. Perché io la chiave non l'ho vista. Cioè, ci manca ancora la zona della serra, almeno mi sembrava una serra. Controlliamo. Casomai ci fermiamo qua e nella prossima parte andiamo a vedere la serra. No, niente. Qua serve proprio la chiave. Devo trovare quella chiave. Va bene, e allora ci fermiamo qua con questo episodio. Nella prossima parte andiamo ad esplorare la zona dove c'era la serra e poi cerchiamo la chiave per aprire il quadro elettrico. Quindi ci fermiamo qua, lasciate un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!